Ciao ragazzi, oggi vorremmo avere un accessorio indispensabile per Motorola Zoom. Parliamo del case protettivo. Si tratta del prodotto ufficiale, quindi quello originale marchiato Motorola, finalmente arrivato anche in Italia ed è acquistabile presso la catena MediaWorld. Almeno io l'ho acquistato presso MediaWorld al costo di 39,90 euro. Si tratta di un accessorio utile, molto utile perché comunque consente sia di proteggere il tablet sia di portarlo dietro in assoluta comodità. E come funziona? Lo vediamo subito. In pratica basterà incastonare, diciamo, il tablet in questi quattro angoli. Dopodiché, nel caso volessimo, diciamo, portarlo da qualche parte, ce lo possiamo portare dietro, basterà appunto richiuderlo e quindi si trasformerà in una sorta di agenda. Molto comodo, molto leggero, non è assolutamente ingombrante, quindi è praticissimo. Inoltre, come si può notare, è fatta ad hoc per il Motorola Zoom, in quanto lascia libere, diciamo, le due casse, la fotocamera da 5 megapixel, il flash e il pulsante di accensione e spegnimento, oltre che i pulsanti per aumentare il volume o meno, il jack e la porta micro SD. Inoltre la struttura regge molto molto bene, in quanto non c'è assolutamente rischio che il display possa cadere, diciamo, in giù, proprio perché i quattro angoli, una volta che si incastrano il tablet, sono molto solidi e quindi fissano alla perfezione il prodotto. Oltre che a proteggere, diciamo, il tablet e a consentire di trasportarlo, questo case è anche un supporto per poter utilizzare il tablet su ben tre tipologie di inclinazioni, ecco. Quindi come per utilizzare il tablet nella maniera più comoda possibile in base, diciamo, alle situazioni. Ad esempio, basterà sganciare questi due angoli in basso e abbiamo queste tre fessure, questi tre dislivelli, dopodiché possiamo appunto posizionare il tablet come meglio vogliamo. Questa posizione in pratica è l'ideale nel caso vogliate utilizzare il Motorola Zoom come un notebook, quindi, diciamo, con la vostra faccia con rivolta sul display alla stessa altezza, oppure con la testa, scusate, faccia forse un po' brutta da dire. Poi c'è un dislivello intermedio, anche questo molto comodo, però ripeto, dipende poi dalla posizione del vostro utilizzo. E poi il dislivello, diciamo, finale, quello più basso, che non è tanto differente rispetto a quando utilizziamo il tablet senza case, però è comunque leggermente rialzato, ma soprattutto impedisce, diciamo, ci evita il rischio di schiarare, diciamo, il bordo sul retro, ecco. Quindi magari se volete, diciamo, mantenere integro questo Motorola Zoom, quindi non volete, diciamo, graffi, diciamo, sulla cover posteriore, il case fa un ottimo lavoro. Dopodiché, come si può notare, l'utilizzo è perfetto. Questa posizione in pratica è per utilizzare il tablet stando in piedi. Diamo magari un'applicazione. Ovviamente, se noi poi posizioniamo il tablet in verticale, si trasformerà in una sorta di libro, quindi si avrà la sensazione di essere, diciamo, in modalità libero, ecco. E anche qui sarà molto comodo, insomma, leggere i nostri articoli come meglio vogliamo. Insomma, un accessorio a mio avviso
indispensabile che io consiglio a tutti quelli che hanno un Motorola Zoom. Ovviamente ci sono anche i modelli fatti ad hoc per Asus Transformer e Acer Iconia Tab A500, questo appunto è per Motorola Zoom. Quelli per l'Acer, mi pare, per l'Asus sono leggermente più economici, 35 euro, questo invece costa 39,90. Ripeto, certo il fossile costo non è bassissimo, però c'è anche da dire che questo, diciamo, case ha tre funzioni. Primo, proteggere il tablet a livello fisico. Secondo, per rendere, diciamo, più facilmente trasportabile in maniera più comoda possibile il tablet, e poi ha la funzione di supporto per utilizzare al meglio, in base a tre inclinazioni diverse, il tablet stesso. Quindi comunque è un case multifunzione. E con questo è tutto, vi rimando alla prossima. Un saluto da Matteo di Android Geek. Ciao.